Ma innanzitutto ci portiamo un lavoro che è stato fatto in modo, io direi, estenuante, che ha dato dei risultati. Io penso che oggi questo tipo di coalizione deve presentarsi davanti agli elettori, soprattutto per quello che è stato fatto, non tanto per quello che saranno i sogni del futuro che comunque abbiamo nel cassetto. E quindi è un giudizio che i teramani devono dare. E il rispetto al lavoro che questo sindaco, questa giunta, ma io direi questa squadra ha portato avanti nel corso degli anni. Oggi noi vediamo questa città sicuramente cambiata e non vogliamo che questo cambiamento sia interrotto. Oggi siamo qui perché questo è la lista, è l'anima di tutta questa lista, è l'anima di tutta questa coalizione, perché questo cambiamento non venga interrotto. Perché questa città che noi che vediamo oggi sempre più moderna, più libera, più inclusiva, più europea, continui il suo percorso e sia sempre più lontano dai fantasmi del passato. Nella lista c'è continuità con 5 assessori uscenti, gran parte del gruppo consigliare riconfermato, ci sono anche dei volti nuovi, delle novità. Come è stata formata, con quali criteri? Assolutamente, innanzitutto è ovvio che coloro che hanno lavorato in questi anni oggi chiedano il resoconto di quello che hanno fatto, e quindi la presenza di 5 assessori che rappresentano a mio giudizio il perno di questa lista non poteva che essere necessario. Però oggi, come voi avete visto, e questa è la cosa più importante, che la lista è stata ampiamente rinnovata. Ci sono giovani e soprattutto una delle caratteristiche di questa lista, la grande presenza di donne, alcune delle quali impegnate nel sociale.